Ripartono gli esami di abilitazione per i mediatori immobiliari. La Camera di Commercio di Firenze è la prima Camera in Italia ad offrire questa opportunità e lo farà con degli esami per via telematica. Di fronte alla grande richiesta, la Camera di Commercio, che è stata sempre sensibile all'importanza di questi esami, che sono abilitanti, e quindi consentire a chi vuole muoversi nell'ambito del mercato immobiliare di farlo in piena legalità, sostenendo tempestivamente l'esame abilitante, ha un'importanza fondamentale. Il settore delle transazioni immobiliari a Firenze ha mostrato una certa vitalità anche nella fase pandemica. Possono sostenere l'esame solo coloro che hanno una sede operativa nel territorio della città metropolitana di Firenze. Il nostro ente si è dato da fare per dotarsi di strumenti idonei a svolgere questi esami abilitanti. Strumenti idonei si intende sia dal punto di vista della sicurezza che della conservazione di tutta la documentazione di questi, appunto, essendo esami abilitanti, devono garantire una affidabilità notevole. Finalmente siamo arrivati a fine di questo processo, che è stato molto difficile e faticoso, e siamo in grado di offrire, appunto, prima in Italia, l'esame per mediatore immobiliare interamente online. Il 29 di marzo ci sarà la prima sessione scritta per un primo gruppo di 30 candidati. Sarà una sessione sperimentale, ci auguriamo che tutto vada per il meglio, dopodiché intendiamo organizzare anche a stretto giro molte sessioni per poter esaurire l'intera lista di attesa, che è molto lunga. Così come in presenza, è prevista la partecipazione di esterni anche alle sessioni orali a distanza. In tal caso occorre registrarsi scrivendo a regolazione.mercato@fi.camcom.it. Chi ha naturalmente fatto un corso formativo presso un organismo accreditato da una regione italiana e quindi ha conseguito l'attestato di formazione, ha un titolo di studio secondario, diciamo superiore, di scuola, e poi ovviamente fa la domanda su modulo, la invia con PERPEC alla Camera di Commercio, dopodiché può accedere all'esame. E deve essere naturalmente una persona che ha o la residenza o un domicilio professionale nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Firenze, che è l'area metropolitana fiorentina. Ovviamente sarete voi a inviare le credenziali per l'accesso all'esame. Esame come si svolge? L'esame si svolgerà, è sempre un quiz a risposta multipla, quindi sempre un esame fatto secondo il regolamento di svolgimento degli esami, non cambia niente, semplicemente il quiz viene fatto online con una piattaforma che si chiama Moodle, è una piattaforma già usata dalle università italiane per fare gli esami, anche esami scritti, e gli orali si svolgeranno invece con la piattaforma Zoom, in videoconferenza con la commissione che starà alla Camera di Commercio. Il risultato dell'esame, l'eventuale abilitazione viene comunicata subito dopo l'orale oppure successivamente? Ci sarà un feedback subito di valutazione che i candidati avranno nel momento in cui stesso in cui finiranno il quiz. Però naturalmente, formalmente, noi comunicheremo ugualmente a ogni candidato via posta elettronica il fatto che hanno superato lo scritto e possono quindi accedere alla prova orale. Dopo il superamento positivo della prova orale, riceveranno l'attestato. Ripartiamo in sicurezza al nuovo bando 2021 della Camera di Commercio di Firenze destinato alle piccole e medie imprese del territorio. Per sostenere spese per la ripartenza delle attività economiche con dispositivi di protezione anti-Covid, sanificazione locale, formazione e consulenze per la sicurezza epidemiologica nei luoghi di lavoro. I contenuti della misura di aiuto saranno illustrati in una diretta streaming. Mercoledì 7 aprile dalle 14:30 alle 15:30. Sulla pagina Facebook della Camera di Commercio di Firenze. Sabato 27 marzo 2021 alle 15:30. Scade il termine per la presentazione delle domande online di partecipazione alla selezione degli oli extravergine di oliva DOP e IGP della Toscana 2021, campagna olearia 2020-2021. L'iniziativa è promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con Promo Firenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze. La partecipazione è gratuita, tutte le informazioni e il bando sono sul sito della Regione Toscana. Assessorato allo sport del Comune di Firenze e Camera di Commercio di Firenze promuovono un ciclo di 3 incontri online sul tema modelli innovativi e strategie di marketing in tempi di pandemia per le associazioni sportive.
settore particolarmente colpito dalla crisi innescata dalla pandemia. Il primo appuntamento è programmato per giovedì 1 aprile 2021 alle 17, con focus sul pubblico virtuale, presenza online e strategie di marketing. Per informazioni e iscrizioni scrivere a impresadigitale@fi.camcom.it. Scopri le altre novità su www.fi.camcom.gov.it.